volevo fare a Paolo Magri, che riguarda un caso ancora aperto in queste ore, perché nella notte gli Stati Uniti hanno detto, attraverso portavoce del Pentagono, hanno detto ancora di no all'offerta di jet militari che la Polonia ha fatto all'Ucraina, che poi è stata una cosa un po', diciamo, altalenante, perché prima la Polonia, prima sembrava che gli americani premessero in quella direzione e la Polonia ha detto di no. Poi la Polonia invece mostrava l'intenzione di mandarli, e gli Stati Uniti, e oggi appunto il portavoce del Pentagono ha fatto sapere che c'era stato quest'altro no. Che vuol dire questo? Poi appunto sempre riferito a una giornata come quella di oggi, no? Questo è un siparietto che ci saremmo risparmiati volentieri a proposito di coesione di un fronte antirusso, nel senso che il tema di fondo è che fornire aerei è un altro passo verso un coinvolgimento militare, e abbiamo assistito a un balletto in cui fondamentalmente polacchi, russi e NATO si sono detti vai avanti tu che a me viene da ridere. Prima l'America diceva se li dà la Polonia, che è un paese NATO, noi promettiamo alla Polonia che glieli restituiamo, ne diamo altri, e poi la Polonia a un certo punto comunica che lei è disponibile a darli all'America, che ne farà poi ciò che vuole, cioè ribaltando la questione, e l'America ha detto non è così. Questo ci dà il senso di un po' di fuga in avanti, la volontà della Polonia di mostrarsi molto vicina, molto attenta, una Polonia che sta ricevendo 1 milione di rifugiati, eccetera, una Polonia che era estromessa dall'Europa e che con questa operazione rientra a pieno titolo, è come un'operazione simile a quella di Erdogan che raccontava Marta Ottaviani prima. Polonia era messa al bando per le sue violazioni dei diritti europei, delle norme europee, ed è tornata come il paladino dell'Ucraina ed è tornata nel circo. Quindi una pagina di confusione che ci saremmo risparmiati. Una battuta sulla Cina, se mi permette. Certo, certo. La Cina è passata. Sul fatto che abbia criticato la NATO in quel modo, esatto, no, ieri. Ma può essere, io non ho parlato con il ministro degli esteri cinesi ovviamente, ma può essere un modo per posizionarsi come ruolo di mediatore nel negoziato con Putin. Si appresta crescentemente gli è chiesto di fare il mediatore e ha smussato la sua posizione contro la Russia, ha aumentato la sua posizione contro la Russia nei giorni scorsi, ma prima di eventualmente sedersi al tavolo negoziale, eventualmente ricorda a tutti che lei non si è dimenticata tutte le colpe della NATO, cioè è un messaggio che manda ai russi: fossi io il mediatore, caro Putin, ti ho criticato per l'invasione dell'Ucraina, ma ho ben chiaro tutte le colpe dell'Occidente, della NATO, dell'America, eccetera. Quindi sono, tradotto, un mediatore credibile. Perché Marta, io non sono così convinto che la Cina sia riluttante a svolgere questo ruolo di mediatore. Cioè, per la Cina, che veniva considerata fino a poche settimane fa come la nuova minaccia del mondo, la Cina che invade Taiwan, la Cina che sfida l'America, andare a mediare una pace, un tema di sicurezza europea, è come per Erdogan il più grande riconoscimento della Cina, che è un responsible stakeholder della comunità internazionale. È un bingo, un successone. Certo, i cinesi sono abili, lo fanno quando capiscono che c'è uno spazio, non si fanno sbattere la porta in faccia da Putin. Quindi, secondo me, il messaggio di ieri era per dire: non preoccuparti, caro Putin, io ti ho criticato, ma ho ben chiaro le colpe. È come quando nei giorni precedenti c'è stata sia la critica della guerra in qualche modo prima di pronunciare questa parola, e però contemporaneamente quella celebrazione che ha fatto il ministro degli esteri cinese dei grandi rapporti con la Russia. È da leggersi, certo, in questo mood, mi pare di capire, se ho tradotto se ho interpretato. Benissimo. Bene, va bene. Allora, grazie Paolo Magri, che so che deve andare via. Vado da Francesca Sforza, perché a questo punto forse possiamo dire che cosa